Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le notizie della chiesa vicentina. Il gruppo Davide Golia cresce, cambia casa, si trasferisce in una villa sempre a Vicenza, ma si candida anche a diventare una realtà sperimentale. Di cosa si tratta? Eh, è un uh, gruppo di auto mutuo aiuto nato nel 1998. All'inizio la volontà era di creare spazi d'incontro per persone con malattia mentale, in maniera che potessero uscire di casa più facilmente e passare del tempo assieme. A persone che volevano con loro divertirsi fondamentalmente. Ci siamo accorti che il bisogno aumentava sempre di più e già dopo due anni circa abbiamo fatto una richiesta alla Regione per un progetto che ci potesse sostenere anche a livello economico. La risposta è stata affermativa e attraverso quel progetto sperimentale La comunità che guarisce abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a diversi anni di sostegno anche attraverso protocolli d'intesa con l'ULS che ha permesso di aumentare anche le proposte e eh, aumentare le, le adesioni da parte di persone con disagio mentale, talmente tanto che eh, ci siamo resi conto che sia gli spazi che le proposte cominciavano ad essere un po' strette. Ecco quindi l'esigenza di valutare spazi più ampi e una progettualità più grande ancora. Ringraziando moltissimo gli amici della comunità di Campedello che ci hanno ospitato negli ultimi otto anni, in questo spazio molto grande e facilmente raggiungibile dalla città, vorremmo non solo creare delle nuove attività all'interno, ma favorire un interscambio con il tessuto cittadino, in maniera che anche persone esterne, giovani in primis, possano venire attraverso la formula del volontariato a continuare a creare queste relazioni di salute che sono centrali per favorire il benessere delle persone. Il centro diurno Davide e Golia ora si sposta da uno spazio della parrocchia di Campedello a uno molto più ampio in via Bellini, sempre a Vicenza, a Casa Sant'Angela. Alcuni locali del complesso, che comprende un parco e una villa, sono stati donati dalle suore della Compagnia di Sant'Orsola alla Fondazione Caritas, che ha deciso di trasferire qui la comunità. Con un momento di festa, la nuova sede è stata inaugurata e benedetta la settimana scorsa dal vescovo Beniamino Pizziol. Ogni giorno siamo chiamati a rigenerare attraverso le nostre relazioni la solidarietà, il comune impegno che noi abbiamo per una società che sia una società piena di speranza. Questi ambienti danno speranza, l'ha detto bene commuovendosi una mamma, penso, no? Commuovendosi, dice io sono sicuro che qui viene custodito so, mio figlio, mia figlia che torna a casa e mi racconta le cose belle che ha vissuto. È un altro seme di umanità che piantiamo oggi in questo luogo, è un'altra tessera di un mosaico che attraverso la Caritas, attraverso tutte le associazioni, anche civili, associazioni di volontariato, il contributo indispensabile, non possono fare a meno, questo lo devo dire, delle autorità, dell'Urs, del comune, di anche di tutti i comuni del nostro territorio e quindi io oggi condivido con voi questa commozione ma soprattutto la bellezza del gesto che stiamo compiendo. Costruite ponti e non muri. È questo il messaggio lanciato da Papa Francesco sabato scorso a Piazza San Pietro che ha incontrato quasi 100.000 scout della Gesci. Quanti eravate da Vicenza? Eravamo circa 1.100 da, da Vicenza e una 4.500 dal Veneto. Avevamo già fatto, vissuto un'udienza 11 anni fa, nel 2004, in occasione dei, dei 30 anni della Gesci e ci piaceva in occasione dei 40 anni rivivere di nuovo un'esperienza un assieme al Santo Padre. L'anno scorso c'era stata anche l'occasione della route nazionale in cui il Santo Padre purtroppo non era potuto partecipare per il viaggio apostolico in, in Corea e, e si è aperta questa possibilità poi quest'anno di, di realizzare questa, questa esperienza associativa da, vissuta assieme. Che esperienza è stata? Beh, un'esperienza emozionante perché poi Papa Francesco eh, riesce a, a colpire il cuore di tutti e proprio anche il suo messaggio di costruire ponti è stato molto significativo, una molto, molto da scout. Cioè, noi che siamo abituati a far strada, a camminare, cioè il costruire ponti ci dà proprio l'idea di, di andare verso l'altro e quindi di mettersi in cammino verso l'altro non chiudendosi dentro il nostro, il nostro io. Che emozione è stata incontrare il Papa? È stata un'emozione fantastica anche perché eravamo un sacco di persone vestite tutte nella stessa maniera e vedere le immagini dall'alto di Piazza San Pietro riempita di azzurro perché avendo tutti l'uniforme uguale fa un'emozione un fantastica e è stata una bellissima esperienza. Cosa ti rimane di quello che ha detto, una frase che ti ha colpito? Mi è rimasto impresso la frase che ha detto di costruire ponti e non muri. Perché dobbiamo comunicare con le altre persone e non ostacolare il dialogo tra noi giovani soprattutto. Ritorna alla città restaurata la facciata del seicentesco Oratorio del Crocifisso ai Servi di Vicenza. C'è stato questo gioco di squadra appunto con tre attori. L'Engine Veneto che ha messo la professionalità diciamo dal versante anche della, sia dei ragazzi che stanno preparando per il restauro dall'altra la progettazione il museo diocesano che ci ha messo la sua competenza in quanto anche l'edificio di proprietà della diocesi e la fondazione Cari Verona che ha sostenuto finanziariamente questo intervento, recuperando un manufatto del 1600 perché l'edificio è stato costruito esattamente no, finito nel 1600 che era di grande importanza della città lei prima citava il gonfalone non a caso perché abbiamo no, lo stesso architetto albanese che progetta i due edifici in quanto sono molto similari e nel panorama del la città, appunto l'architetto albanese, la battista albanese è uno di quelli che danno questo tipo di configurazione. Lì siamo riusciti a rendere di nuovo leggibile diciamo, la facciata, le, la pietra di Vicenza, i marmi che c'erano, che erano pesantemente rovinati. Ecco, era una pagina brutta della città vicentina, di un oggetto artistico che insomma, aveva dato an ancora i segni del palladianesimo nella sua realizzazione. Che tipo di intervento è stato necessario per ridare luce e splendore all'oratorio? È stato fatto un restauro prettamente conservativo. E si presentava inizialmente con un scurimento in tutta la facciata, era localizzato soprattutto nella parte superiore dove ci sono, eh, si potevano vedere tutto questo deposito carbonioso. E abbiamo eh, inizialmente ripulito, eh, preventivamente abbiamo applicato un prodotto biocida e quindi abbiamo iniziato poi una serie, una serie di saggi per capire come intervenire in un modo successivo. È stata fatta tutta una ricognizione sonora per vedere se c'erano parti che cadevano, quindi è stato messo tutto in sicurezza. e Dopo aver consolidato tutta la pietra e tutta la parte dell'intonaco, abbiamo fatto una finitura superficiale per dare un raccordo cromatico, una lettura di continuità dell'opera. Ed ora spazio all'editoriale del direttore della Voce dei Berici. È uscita, è stata finalmente presentata la, laudato sì, la nuova enciclica di Papa Francesco, che tutti attendavamo. Un documento di grande rilevanza che già da quello che si può capire segnerà il pensiero cristiano non solo di questo tempo e dei prossimi anni anche, tracciando il solco di quella che è l'impegno della Chiesa ma anche di tutti gli uomini di buona volontà. Al centro l'emergenza del creato, il grande patrimonio, il grande tesoro che è stato affidato da Dio a ogni donna e a ogni uomo e che abbiamo la responsabilità di custodire e valorizzare. Attorno a questo si svolge e si sviluppa tutta la riflessione di Papa Francesco, con eh, l'accentuazione di quelle che sono le ricchezze e le potenzialità che abbiamo, ma soprattutto dei rischi che il mondo ha di fronte. È un appello che si rivolge a ciascuno di noi, a ogni credente, a ogni comunità ma rispetto al quale ogni donna e ogni uomo deve sentirsi interpellato. Diamo ora uno sguardo agli appuntamenti in agenda a partire dall'attività del vescovo Beniamino Piziol. Lunedì 22 giugno alle 16 a Villa San Carlo di Costa Bissara incontra alcuni preti che hanno prestato servizio ad Chiese come fidei Donum. Martedì 23 giugno alle 10.30 nella parrocchia di San Pio X di Vicenza, presiede la segreteria del Consiglio Presbiterale. Giovedì 25 giugno alle 17.30 in Curia presiede il Consiglio diocesano per gli affari economici. Domenica 28 giugno alle 10 nella casa della Pia Società San Gaetano di Vicenza presiede la Santa Messa per l'inizio del capitolo generale. E alle 18 nella Chiesa parrocchiale di San Pietro di Vicenza presiede la Santa Messa nei primi vespri della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. A Villa San Carlo di Costa Bissara, venerdì 26 giugno alle 18:30 inizia il ritiro di spiritualità indiano cristiana con il gruppo Kiran. Domenica 28 giugno alle 10:30 c'è il convegno internazionale delle associazioni Kiran europee. E con questo è davvero tutto appuntamento alla prossima settimana con le notizie della Chiesa Vicentina.